Ma dove cavolo è finita quella tizia? Oh, mamma mia! No, no! Cosa stai facendo nella mia fontana, idiota? Angela! Anzi, cosa? Ti stai lavando? Oh mio Dio, che cosa... No, 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 non voglio vedere onestamente mentre ti lavi. Ascoltami un attimo, ok? Ascolta, ci sono le persone, ok? Che vogliono un episodio pieno zeppo di qualcosa di magico, qualcosa di avventura, qualcosa di figo, Angela. E tu che cosa gli dai? Tu che ti lavi? Sedere le cose. Ma che schifo, no! No, no, Angela, ascolta, innanzitutto non si ci lava lì. Ora ti accompagno per vedere dove devi lavarti. E ora te lo faccio vedere. Iniziamo a pensare come le persone normali, Angela, ok? In questa parte. Ok, seguimi. Mamma mia, a casa di padre è tutto normale. Ah, ho capito, a casa di tuo padre vai in giro nuda. Però in casa mia non può andare in giro così. Allora, guarda, entri qua, ok? Questa è la doccia, si chiama doccia, chiamasi doccia. Apri la manovella lì e inizia a bagnarti da sopra e basta. No, zii, ma ne posso muovere. Che cosa non ti puoi muovere? Ma sto dentro una bara. Ma che ma bara? Vedi? Ma no, quale no, bara? Zii, una doccia? Zii, non se ne parla, zii. Non ci siamo. Lavati qua, lavati qua, dai. Lavati qua, qua, vai, lavati. Zii, ma che sta dicendo? Ancora più piccolo, ma zii. Mamma mia, zii, Angela. Fammi io veramente non ho parole, ragazzi. Oh mio Dio, cioè veramente questa... oh, mi è capitato un angelo e mi è capitato anche idiota. Ok. Oh, eccola. Cosa? Aia, cielo, cose. Angela, scusa, ma non puoi metterti a lavare in quella fontanona, ok? Perché non si ci lava lì. E poi sei davanti a tutti quanti qua. Ti potrebbero vedere. Quando lavi la roba, le cose? Le cose le lavo nella lavatrice io. Ma il corpo lo lavo magari nella doccia, non credi? Cioè, credo che sia abbastanza logico. Ok. No, 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 non puoi lavarti all'interno della lavatrice. Ma della, dentro la lavatrice non puoi lavarti. Come cavolo, vivi? No, 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 non mi fido di te. Non mi fido, no. No, no, togli quella bacchetta. Togliela, Angela, togliela. Com'è che dite voi? Come ti chiamo? Abracadabra. Cosa? Forse funziona. Ma che abracadabra? Dove è andata? Angela, dove? Ma dove è andata? Ma è scomparsa. Oh, dove sei, Angela? Sì, sto andando alla lavatrice. Cosa? Dentro la lavatrice. Come certo, fate ad entrare? Sì. Come fate ad entrare dentro la lavatrice? Scusami. Che non hai capito che sono Angelo? Ah, bene. Hai ragione. Oh, posso entrare per vedere giusto come è fatta la lavatrice? Riesce, zì. Ok, sto arrivando. Mi fa ridere, raga. Le 100 romane mi fa ridere. Come funziona sto coso? Oh, oh mio Dio. Oh, che cosa? Oh mio Dio. Ma che posso? Sì. Eh? Se sta bene. Ma non ci posso credere veramente. Ma siamo all'interno della lavatrice. Ma com'è possibile? Ma non ha alcun senso. Come facciamo ad essere all'interno della lavatrice noi? Tu mi hai detto che te la tiravi. No, 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 no. Ma io me ne vado. Che figata. Ma io me ne vado però. Ma che cosa? No, vabbè, ma c'è sta il padre. No, 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 ma no. Ciao, padre. Ciao. Non potevo stare da solo. Il padre di chi? Raga, ciao. Ciao. Ma santa, che ci fate? No, c'è un paio di palle. Che ci fate qua? Ma... siamo entrati, abbiamo visto la porta aperta. Esatto. Beh, la porta aperta sarebbe il... la porta aperta sarebbe praticamente il chiusino della lavatrice. La porta sì, aperta. Sì, ho messo la testa dentro la lavatrice e mi sono trovato qua dentro. Che spettacolo. Sì, ma l'ho seguito. Io non penso che fossero stati i funghi. No, ma... i funghi cosa? I funghi cosa? Vabbè. I porcini, ho mangiato troppi porcini. Ah, ok, va bene. Ma tutto... come hai mangiato troppi porcini? Allora... devo mangiare io, sì. Io e Crook. Hai mangiato gli squid che sono qua dentro. Non si sa per quale motivo. Ascoltatemi, ma ok. Ma che fai? Non si picchiano le cose. Ma come? Ma sono dei... ma che ci fanno dei calamari? Scusami, all'interno dai, della mia... la lavatrice è tua. Eccola. Ma perché dove le prese ste mele, mo? Nell'Eden? Mamma mia. Buh, vabbè. Mangiamo queste, assurdo. Ok, va bene. Io me ne devo andare via perché ho da fare, onestamente. Quindi, per favore, non fate cavolate, ok? Dove vai? Ma come? Già te ne vai? Ragazzi, ma come? Ragazzi, dovete andarvene pure voi! Ma perché? Mi pare che dovete stare qua!
Boh, è carino, guarda, guarda che profumo di sapone e cose varie, anche c'è. No, 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 Crocco, tu non hai capito nulla. Ora ci ce ne saliamo sopra perché io ho da fare, per favore. Aspetta, non io ho da fare, mi devo fare le mie cose e onestamente non posso starmene qua a fare un attimo al bagno, non cose inutili tempo, come fate voi. Cosa devi andare in bagno? Sì. E stai sopra, scusa, stai sopra. Non ce la faccio, riesco a muovermi. Ma no, ma devo lavare io. Ma cosa è schifo? Ma che sta qui? Ma che sta di? E mi è scappato, non volevo, dai. Ma che è sta roba? Crocco, ti sei messo a pisciare all'interno della mia lavatrice. No, Angela, tu aiutami. Non ho fatto niente. Ma stai scherzando? No, ragazzi, no, no, è inaccettabile. È inaccettabile. Ma che cosa mi stai mostrando? Che schifo. Dai, saliamo tutti sopra. Tutti sopra, tutti sopra. Basta, basta. Basta, basta. Mi avete rotto le scatole tutti quanti. Saliamo sopra. E adesso ve le faccio vedere. Vi querelo e vi mando in carcia adesso. Oh, ok. Ok, eccoci qua. Ora. Sono profumato. Sì, vabbè. Sì, dopo che ti sei lavato. Dopo che ti sei pisciato addosso, è normale che sei profumato. No. Lasciato fuori, non so se ci vedi. Ma sei bagnato sia te che Angela, la mischina, ma poverina. Sì. E stava là in mezzo. Che oh no, donna. Mamma, sei tanto? Sì, che c'è? Ma sì. Cattivo? Sì, rispondiamo. Un po' così. Come che significa non puoi uscire? Siamo usciti noi. È bloccata. Mi serve Diamante. Mi serve il diamante, perché a noi non è servito il diamante, perché a te deve servire? Perché si è scaricata sta roba? No, non ci credo. No. C'è il diamante. Ma non lo so, ma sta cosa va forse il diamante, non lo so, Crocco. Costa pure. Raga, io vi giuro, potrei cercare ovunque in questa casa, ma c'è tutto tranne che un pezzo di diamante. Troppa roba. Infatti mi prendo qualcosina, va bene, cioè. No, non prenderti nulla. Ascoltatemi, ok? Mi dovete aiutare. Sì. Dobbiamo prendere un diamante, non so dove prenderlo onestamente. Dove lo prendiamo sto diamante? Boh, andiamo a dare un'occhiata a casa nostra. Non so, andiamo a vedere, non lo so, ma l'avete sistemata alla fine a casa vostra oppure ancora un carcere? No, fa schifo. Ma veramente fate schifo. Schifo, ancora è diventato un carcere. Non ditemi che ancora. Manca avete pulito a terra. Ma che c'è il tempo? No, vabbè, raga, ma che stiamo babbiando? Cerca qua in mezzo, secondo me ne trovi uno. Vedi qua, tipo. Mezzo al vino, poi un po' di vino. Eccolo, sapevo io. Era dietro l'orecchia dell'ognolo. Ma che carino. L'orecchia dell'ognolo. Ha fatto magie. Che ride, che ride. Ma in che senso dentro l'orecchio dell'ognolo? È morta una fortuna. Ha fatto magia. Ti prende il nasino e te lo voglio prendere veramente il nasino. Che cosa c'è dietro le orecchie? Un diamante grandissimo quanto una mano. Vabbè, ok. Ragazzi, veramente. Io giusto per queste cose vi chiedo solamente almeno 20.000 like, perché onestamente io dopo che vedo queste cose a volte mi immagino, cioè mi domando com'è possibile che una cosa del genere esista solamente. Venite, accompagnatemi, magia. Che il mio problema è anche il vostro, andiamo. Ma noi che c'entriamo, scusa? Già entrati in qualche maniera, ci riusciamo a farvi entrare pure voi in questo problema. Allora, Angela, ci sei? Angela! Ragazzi, raga! Oh, madonna mia, avevo paura che era. Qua ce l'ho, avevo paura che fossi affogata insieme al sapone nella pisciassa di Crocco. Ok, con cosa? Aspetta, col piscio di Crocco. Magari l'ha benedetto. Ah, ok, mi è pulito. L'ha trasformato in acqua. Che schifo. Ok, me lo sto dando. Vabbè, adesso lo butto davanti alla lavatrice. Non so dove devo metterlo, va bene? Gettaglielo. Va bene. Ok, l'ho messo dentro. In teoria, vabbè, non il frollatore è sopra la lavatrice. Vabbè, comunque, okay. Credo che funzioni lo stesso. Oddio, ok. È uscito? Ma è uscito, aspetta, vediamo se funziona. Ecco. Ok, prova, vieni, Angela. Ok, grazie, zista, arriva. Oh, eccolo, dai. Ma come non vedi nulla? Sta tremando tutta la zona qua. Oh, eccola qua, perfetto, visto, ho messo il diamante qua, ma ha funzionato. Okay, ora muori più. Angela. Grazie, sì. Sì, ora ti sei lavata? Sì, sono pulita. Ok, l'importante è che adesso mi raccomando, non facciamo più cavolate. E soprattutto non sporcarti in nessun modo, perché altrimenti è un problema. Oh, vabbè, non ci posso credere! È carbone quello. Ti sei sporcata! Ti stai continuando a sporcare il carbone! Ah, io so. Vabbè, che ci vuole? Torno là!
No, vabbè, raga. Mi tengo il diamante. No, Angela, ascolta, non puoi lavarti qua, ok? Ti metti, vaffa in bagno a voi, tutti e due, vabbè. Ascolta, Angela, vieni qua, dobbiamo togliere questa lavatrice, no, perché per te. Ma che la sta a rompe? Che devo fare, Angela? Tu non devi utilizzarla, Angela, in questa maniera, perché poi me la scassi. Ma va. Ma va cosa? No, me la scassi. Angela, vieni, dai, andiamo a fare la doccetta, dai, andiamo a fare la doccia. Tutte e due. Vieni qua, mamma mia, ti tratto come una figlia. Ma che me ne frega del buco? Ma scusa, ma scusa, hai la magia? Pulisciti da sola con la magia, no? Devo buttare così? No, no, zi. Cosa buttare così? Cosa? Che cos'è? Tipo energia cinetica? Cos'è sta cosa? Devo buttare un altro diamante, certo. Vabbè, forse i diamanti tu. Ma scusa. O a diamanti o a mi pa. O a forza di mi pa. Vabbè, Angela, ascoltami un attimo. Guarda, vieni qua. Spiegati. Oh mio Dio. Ok, lavati, ciao. Oh, ma madonna, sì. San, non rompere le scatole, che veramente. Ora, quello che voglio fare adesso è mandarmi a fare un bel video, che è quello che mi serve, sciabolette. Da tanto che non faccio un video. Allora. Ecco, perfetto. 3, 2, 1.